Juve a Piazza Affari del 2023, già peraltro positivo, che ha portato l'indice a guadagnare adesso più del 15%. Quindi mi aspetto un'apertura moderatamente positiva. Sarà una settimana secondo me importante, importante perché avremo la conferma di alcuni dati macro, lei faceva riferimento, condivido, a quello di mercoledì, molto importante in America. Poi abbiamo la chiusura della stagione trimestrali. E poi infine abbiamo, come dire, il mercato che va a digerire quelle che sono state le decisioni delle principali banche centrali settimana scorsa. Quindi è importante confermare i buoni segnali arrivati proprio sul finale di seduta. E in particolare Piazza Affari mi aspetto una settimana particolarmente volatile in virtù di diverse blue chips che andranno a pubblicare i risultati. Quali sono le trimestrali che guardate con maggiore interesse? Ma molto interessante secondo me oggi MPS perché come sa è sempre una questione un po' annosa, no? Soprattutto per il governo italiano che deve insomma, in qualche modo gestire la sua quota del 64% che deve prima o poi in qualche modo collocare. E il titolo viene da una settimana complicata, è stato il peggiore della settimana scorsa per il Blue Chips, ha perso oltre il 6%. E quindi ci potrebbe essere grande volatilità. In secondo luogo mi interessa molto il discorso risparmio gestito, quindi Mediolanum è anche un tema che seguiamo perché è molto interessante e secondo me impattante la nuova normativa europea in termini di inducement, no? Questo meccanismo di retrocessione delle commissioni che c'è intenzione di modificare. Questo potrebbe impattare in maniera rilevante sul mondo del risparmio gestito, che se ne dica, tranquillizzano chiaramente gli addetti ai lavori, ma sarebbe insomma una bella rivoluzione copernicana, no? Nel senso che non più commissioni legate in qualche modo alle gestioni come è tradizionalmente fatto, ma insomma meccanismi diversi. Quindi il settore del risparmio gestito è interessante. Chiudo con la questione BPM, che è un titolo, fra l'altro oggi riporto, un titolo molto al centro dell'interesse del mercato. Spesso da BPM partono diversi rumors rispetto a movimenti sul settore bancario e quindi sarà anche importante, a parte i numeri, capire anche se nel comunicato ci saranno delle aperture, operazioni straordinarie o quantomeno qualcosa che lasci percepire che qualcosa sta bollendo, insomma, è in pentola. Tra l'altro, a proposito di risparmio gestito, alle 9.30 il nostro CEO Talk con la Didi Anima Holding, Alessandro Melzi d'Eril. Anima è un'altra delle società che ha presentato i numeri in queste ore. Le volevo chiedere gli altri due titoli di Lorenzo, mentre ci avviciniamo all'apertura. Innanzitutto Telecom, grande spolvero venerdì scorso, chiaramente entriamo in una fase molto calda, potrebbe esserci anche un'offerta congiunta sulla rete da parte di Cassa Depositi e Prestiti e del fondo KKR e poi di Enel, ma partiamo con TIM. Questo è il grande tema, devo dire, io diciamo fra le domande che ricevo più frequentemente c'è chiaramente questo titolo che ha fatto soffrire per molti anni. I risparmiatori si chiedono se effettivamente questa è la volta buona. Dalla lettura dei giornali che ho fatto stamane effettivamente c'è questa nuova opzione un po' forse all'italiana, no? Dove ci si mette d'accordo fra KKR e Cassa Depositi e Prestiti e fare un'offerta congiunta che potrebbe secondo me essere tutto sommato una soluzione che per il piccolo azionista potrebbe essere favorevole. Quindi qui ci sono due questioni. Chi ce l'ha in portafoglio a questo punto magari ha aspettato anni o mesi che il prezzo riprenda quota, a questo punto aspetterei. Chi invece non ce l'ha in portafoglio e lo vuole acquistare deve essere consapevole del fatto che sta sostanzialmente facendo una scommessa su un evento esogeno. Quindi non compra immaginando magari che il titolo può regalare, come dire, attraverso la gestione caratteristiche e quindi la crescita dei prezzi di borsa attraverso gli utili un ritorno, ma lo fa immaginando proprio uno scenario di operazioni straordinarie. E quindi chi lo fa deve essere consapevole che di fatto sta scommettendo su uno scenario. Quindi chi ce l'ha è bene magari che quest'ultimo miglio magari lo mantenga. Chi invece vuole acquistare deve essere consapevole di quanto un evento esogeno può impattare sui prezzi. Enel invece in vista, lo dicevamo, dell'assemblea dei soci di mercoledì prossimo, su Enel si è acceso proprio negli ultimi giorni,
diciamo una situazione, possiamo chiamarla di turbolenza legata al prossimo consiglio di amministrazione e alla presidenza in particolare di Paolo Scaroni, che ricordiamo è il nome indicato dal MEF. Questo è sorprendente, perché il fondo norvegese, che comunque ha una quota non marginale, si oppone alla nomina di Scaroni alla presidenza, e onestamente non me lo sarei aspettato, nel senso che Enel tipicamente ha una gestione abbastanza, diciamo, impostata su delle linee che sono tracciate in qualche modo dall'azionista di maggioranza, ovvero il governo. Questa è un po' un fuoricopione, no, rispetto a quello che c'è su Enel, e è stato, leggevo anche dei comunicati, è stata richiesta una certa anche discrezione nelle esternazioni dei coinvolti, e sarà una sfida importante. Forse per la prima volta viene un po' messa in discussione, no, quella che è una linea un po' dirigista, un po', fra l'altro, dicevo, a sorpresa, e quindi non mi sorprenderebbero ulteriori sorprese, perché certo è un'uscita un po' fuori dagli schemi quando parliamo di Enel, quindi anche qui il titolo potrebbe beneficiarne di questo fighting che c'è sugli azionisti, e quindi anche qui consiglierei di mantenere, chiaramente aspettandosi una certa volatilità in prossimità dell'assemblea degli azionisti. Da qui ripartirà Tim, lo vedete, 6,16 il prezzo del titolo ad azione. Allora, andiamo a vedere anche il mercato obbligazionario come riparte. Lo spread è a 190 punti base, con il rendimento 4,19%. Quali livelli vedete nel breve, di Lorenzo, sul mercato del reddito fisso? Qui bisogna, secondo me, stare attenti, nel senso che abbiamo avuto delle esternazioni anche un po' sorprendenti rispetto a, soprattutto, diciamo, degli investitori americani, rispetto alla solidità della tenuta delle nostre obbligazioni. Sostanzialmente qui è stato caldeggiato una sorta di spread trading, comprando i bonus spagnoli e vendendo i BTP, andando, diciamo, a spreadare un eventuale differenziale di rendimento. Per ora, grazie a Dio, la situazione è assolutamente sotto controllo. Ciò che noi consigliamo è monitorare a 210 di spread, che è sempre stato un livello un po' spartiacque, 210, che è stato un po' un livello spartiacque fra, come dire, tensione acuta e tranquillità. Qualora dovesse malauguratamente superare questa soglia, bisogna un po' essere attenti, perché poi, come sa, lo spread è un attimo che potrebbe essere preso di mira e andare un po' in tensione. Quindi tutti noi auspichiamo di no. Per ora il nostro reddito fisso sta reggendo molto bene. Evidentemente, insomma, il governo Meloni è stato, diciamo, ben accolto. Però ho l'impressione che sia mai come questa volta un po' nel mirino, soprattutto il tema del PNRR, ovvero la capacità poi di spendere, che sembra un paradosso, certo, no? Se ci pensavi te, tutti i giorni diventa difficile pensare che uno non riesce a spendere le risorse, invece viviamo in un paese un po' particolare, e quindi questo sarà uno snodo importante per i risparmiatori, insomma, quindi per chi ci ascolta, occhio ai 200-210 di spread. Se va sopra, probabilmente qualche riposizionamento sul portafoglio obbligazionario italiano, nella parte italiana bisogna farlo. Bisogna essere pronti alla volatilità, e questo è un altro grande tema. Se ci pensa, prima le obbligazioni erano associate a grande serenità, ma il 2022 ci ha insegnato come effettivamente bisogna essere dotti anche sul rischio di un'obbligazione. Ricordiamo che, tra l'altro, è giovedì la decisione di Fitch sul rating dell'Italia. Prima di fermarci, c'è fermento nel settore anche delle TLC, che potrebbe vedere nei prossimi mesi delle operazioni straordinarie. Benedetto Levi, che è numero uno di Iliad in Italia, ai nostri microfoni, non esclude l'interesse per Vodafone se, dice, ci sarà un'apertura al dialogo da parte del gruppo inglese. Il mercato si attende che arrivi un'offerta dopo quella di febbraio dello scorso anno di 11 miliardi e mezzo che era stata respinta. Nel frattempo Xavier Niel, che è proprietario di Iliad, a settembre ha acquisito il 2,5% di Vodafone. Sul futuro delle TLC in Italia e sulla partita di Tim, Levi ha lanciato un messaggio molto chiaro al governo. Sentiamo.
l'auspicio che ho, indipendentemente da quale sarà concretamente a livello societario, azionario, la soluzione è quella, da un lato, come dicevo, che si trovi una soluzione nel più breve tempo possibile per poter cominciare anche ad affrontare altri temi, e dall'altro che qualunque sia la soluzione per quanto riguarda la rete, questa soluzione permetta, da un lato, di poter continuare, anzi auspicabilmente accelerare ulteriormente in tutta Italia, nelle zone cosiddette nere, grigie e bianche, lo sviluppo dell'infrastruttura in fibra ottica, quindi una soluzione che favorisca e acceleri gli investimenti nei quali l'Italia purtroppo sconta ancora grandi ritardi rispetto ai paesi alle più vicini, e dall'altro che la soluzione che si troverà mantenga come dire, un assetto concorrenziale, un cosiddetto level playing field, quindi che tutti gli operatori retail, quindi noi come tutti gli altri, possano di fatto competere ad armi pari e usufruire dei cavi in fibra ottica che saranno stati posati dagli operatori wholesale a condizioni assolutamente non discriminatorie, perché poter competere ad armi pari tutti è la condizione sine qua non per effettuare una vera ed efficiente concorrenza. Di Lorenzo, in 40 secondi, il mercato crede in un consolidamento nelle TLC? Ma secondo me in qualche modo è obbligato, se ci pensi è veramente un settore difficile da su cui lavorare, perché? Perché si fa concorrenza sul prezzo, e se ci fa caso, quando si arriva a essere così tirati sui prezzi non è interesse di nessuno, e quindi questo probabilmente forza poi per essere redditivi a unirsi, quindi non lo escludo. Settore difficilissimo, dove chiaramente la competizione che va a vantaggio del consumatore, però chiaramente va a svantaggio delle società che si fanno questa lotta sui prezzi che non va a ridurre i margini, e quindi non escludo operazioni straordinarie, ma forzate proprio dal tipo di business piuttosto che dalle intenzioni e dalle volontà dei management. Molto chiaro, torno da lei tra pochissimo, pochi minuti di pubblicità e poi insieme per l'apertura di Piazza Affari. Buongiorno da Pietro Di Lorenzo, SS Trader. Di Lorenzo, le volevo chiedere un primo commento su questa apertura. Guardi, noi stiamo seguendo sostanzialmente tre titoli. La strategia per il quarto, per il secondo quadrimestre dell'anno è quella di andare a cercare e fare uno stock picking molto rigoroso. Temi che magari sono stati un po' trascurati nella prima parte del 2023 che potrebbe essere riscoperti. Fra questi sostanzialmente il primo è CNH. Ha dato venerdì i risultati positivi. Qui ci sono la cosa che ha sorpreso sono stati i volumi che hanno accompagnato la seduta di venerdì, più alti dal 2 febbraio, e anche graficamente ha riconosciuto il supporto psicologico da 12 euro che potrebbe essere un bottom da cui potrebbe ripartire e costruire una fase quantomeno di accumulo. Quindi primo tema CNH, i numeri potrebbero essere interessanti. Il secondo, sempre a proposito di titoli che sono un po' stati penalizzati ormai da tempo, è Diasorin, che è un titolo che chiaramente ha beneficiato del periodo Covid per ovvie ragioni e poi è un po' caduto nel dimenticatoio. Settimana scorsa c'è stata un'inversione della forza relativa e non a caso Diasorin è stato il titolo più forte di Piazza Affari fra le blue chips, guadagnando oltre il 7%, tra l'altro accompagnati da volumi, e quindi più o meno stessa strategia, immaginiamo che da lì possa costruire una fase di accumulo nonostante l'apertura di stamane non sia particolarmente brillante. E poi lunedì abbiamo sempre un occhio speciale per i titoli calcistici, come sa adesso sono ridotti a due, la Lazio che fa volumi bassissimi e la Juventus che viene da un periodo evidentemente molto complesso, ma mostra dei timidi segnali di reazione che però andranno confermati nel corso della prossima seduta. Chiaramente il risultato sportivo positivo di ieri potrebbe condizionare nel brevissimo, ma insomma, come dicevo, il lavoro da fare, almeno che noi faremo in questo secondo quadrimestre, è proprio cercare dei temi che magari potrebbero essere riscoperti al mercato, e questi tre titoli sono quelli su cui in questo momento abbiamo il focus. Allora, abbiamo visto un'apertura in leggero rialzo sul DAX, che invece adesso è in calo, in leggero calo anche Milano, che cede adesso lo 0,10%, Parigi lo 0,14%, quindi dopo un buon avvio anche con qualche acquisto sulle principali borse europee, adesso c'è un piccolo calo. Aprono incerti le borse in Europa, apre sostanzialmente piatto lo spread, poco mosso, a 190 punti base, il rendimento del decennale adesso è al 4,18%, quindi sostanzialmente in linea con quella che è stata la chiusura
di venerdì scorso. Di Lorenzo, prima di salutarci le volevo chiedere anche del comparto Oil & Gas, più 0,55% può essere la settimana del riscatto dopo il meno 7% della scorsa sul petrolio, che comunque inevitabilmente incide poi su tutti i titoli che sono legati al petrolio? Guardi, dalla partenza sembra di sì, soprattutto il natural gas, se fa caso in questo momento è rialzo del 3,83% a scadenza di giugno, siamo tornati sopra questa, intorno ai $2,20, che è una quota importante. Qui sul natural gas bisogna essere un po' attenti, perché effettivamente vedere i prezzi a $2 ingolosisce, ma c'è una situazione un po' particolare rispetto alle scorte e quant'altro, quindi caldeggio, diciamo, l'operatività sul natural gas e per certezza anche sul petrolio agli esperti, alle persone che hanno ben contezza di quello che fanno. Sul petrolio effettivamente sì, potrebbe essere una settimana dopo, diciamo, quelle traumatiche, soprattutto due settimane fa traumatica, potrebbe essere insomma tornare al centro dell'interesse del mercato, ma anche qui bisogna abituarsi a volatilità crescente e quindi bisogna un po' adattare le proprie metriche di investimento a questi scossoni che stanno caratterizzando un po' l'andamento di queste commodities energetiche, e quindi è un'operatività, insomma, che potrebbe essere, diciamo, dedicata soprattutto ai professionisti. Lato invece azioni italiane, Saipem è estremamente volatile, si vede anche in queste prime battute in cui fra l'altro il mercato adesso sta ondeggiando fra 27.100 e 27.200 il derivato, e ci sono anche dei volumi non malissimo. E quindi, insomma, speriamo che sia una settimana quantomeno all'insegna dei volumi crescenti, che sono un prerequisito, se ci pensa, per un mercato efficiente, anche per un trading più di qualità. Grazie Di Lorenzo, alla prossima, buona giornata. Grazie mille.